un segnale fondamentale non solo per quelle migliaia e migliaia di persone che tutti i giorni compiono, svolgono quest'arte, ma anche perché in una fase nella quale il lavoro spesso non ha il giusto riconoscimento che invece la nostra Costituzione attribuisce al lavoro nel nostro Paese, io credo che questa affermazione sia assolutamente significativa. Secondo, l'arte del pizzaiolo napoletano, dentro a questa accezione di carattere territoriale, c'è un elemento che attiene all'identità. La pizza è globalizzata, la pizza si mangia in tutto il mondo, ma c'è un'arte che è un bene dell'umanità che noi riteniamo risieda esattamente nell'essere, nella cultura, nell'identità napoletana. E da questo punto di vista, seconda considerazione, vorrei misurarmi con Alfonso, con le associazioni che rappresentano i pizzaioli, le associazioni del commercio, le diverse categorie, per affrontare un tema che è il seguente e che intende affrontare la sfida della globalizzazione sul versante dell'identità. La pizza si mangia in tutto il mondo, ma la pizza napoletana è un'emozione. La pizza napoletana deve avere alcune caratteristiche, alcuni contenuti che io ritrovo solo in questo luogo. In ciò non c'è un elemento difensivo, in ciò c'è un ragionamento che intende allo stesso modo confrontarsi con il mondo, con le radici e affermare che fra questo c'è un legame. Che cosa voglio dire? Vorrei ragionare con voi tutti sulla necessità di costruire un disciplinare, cioè la pizza napoletana è una pizza a chilometro zero, perché il pomodoro, la mozzarella, l'olio, perché alcune caratteristiche e i disciplinari che non sono norme rigide, nascono e vivono nel momento in cui sono il frutto delle intelligenze, delle collaborazioni, ma di nuovo nel momento in cui la sfida è alla globalizzazione, il fatto di affermare, di assumere questa sfida, ribadendo la qualità come il punto di confronto e di identità, a me pare fondamentale. Terza questione, sul milione di firme il Comune di Napoli, lo dico qui con contezza di ciò che affermo, intende dare un contributo significativo e fondamentale. Nei prossimi giorni noi abbiamo già convocato i presidenti e i direttori delle municipalità, perché intendiamo nel territorio napoletano che i punti di maggiore prossimità collaborino concretamente alla raccolta delle firme, e siamo disponibili a coorganizzare, sostenere, appoggiare quant'altro le iniziative che porteranno a raggiungere entro il mese di novembre questo risultato che, avendo fatto per anni organizzazione, so che è un risultato straordinario che l'abbiamo in mano, ma so che è un risultato che implica anche grande lavoro, grande determinazione. Noi ci consideriamo in prima fila. Ultima considerazione, chiedo scusa se ho portato via magari troppo tempo. Nella giornata di ieri abbiamo comunicato Pizza Village e il Comune di Napoli, che noi abbiamo lanciato insieme una sfida alla città, al paese e al mondo. E come tutte le sfide, una sfida pacifica, basata di nuovo sull'arte e sulla capacità. Alcuni mesi fa a Milano è stato raggiunto un record che entrerà nel Guinness, giustamente, dei primati, nel senso che è stata fatta, cotta la pizza più lunga del mondo, 1300 metri circa. Un appuntamento importante, un impegno grande che noi intendiamo rilanciare, nel senso che Pizza Villa, il Comune di Napoli e tutti quanti saranno disponibili a collaborare, intendono nel mese di marzo raggiungere un altro Guinness dei primati, cioè fare una pizza di 2 km nella città di Napoli. E le pizze... la pizza, come ricordava Alfonso, è un'emozione. E allora non solo verrà fatta quella pizza, ma intorno a quella pizza saranno costruiti appuntamenti, occasioni, una città che vive le sue radici e che nello stesso tempo le rilancia nel mondo intero.